ci risiamo della serie La Germania colpisce ancora. Ragazzi, stasera vi faccio vedere un parchetto che hanno riqualificato qui in Germania per il costo di 500.000 euro. Avete capito bene? 500.000 di euro per un parchetto qui a Berlino in Germania, e vi voglio far vedere il livello di qualità, come vi ho detto, della serie solo in Germania. Quindi faremo questo tour adesso. Io tra l'altro voglio dirvi che questo parco è già parecchio tempo che è aperto, quindi saranno 9 mesi, quindi capiremo anche il livello di degrado che c'è stato in questo parchetto, perché molti di voi mi dite, quando vi faccio vedere le costruzioni, mi dite: ma durerà quel livello di qualità oppure lo sfasceranno, detto in parole povere? Quindi io avevo già fatto un video tanto tempo fa con l'apertura del parco, magari vi faccio vedere anche qualche spezzone, ma siccome il video non era di qualità decente, perché sul canale vi voglio portare video di qualità decente, e lasciatemi un like se questo video vi piace, mi raccomando, per supportarmi, questo video lo sto rifacendo proprio perché secondo me merita un'attenzione maggiore. Quindi adesso noi entreremo nel parchetto e vi farò vedere 500.000 euro Madre Germania cosa ha fatto. Allora, intanto per intenderci, questa qua è una scuola e abbiamo anche una scuola più qua, quindi diciamo questa zona qua è una zona di scuole, e qui ci abbiamo l'ingresso al parchetto, che ve lo faccio anche vedere già da qua, così capite anche quanto è grosso questo parchetto da 500.000. Allora entriamo nel parchetto, vi faccio vedere tutte le features del parchetto. Allora, subito arrivato non poteva mancare qua posto per le biciclette. Devo dire, un po' povero qua in Germania, hanno un sacco di biciclette. Poi qua abbiamo bellissima la bussola disegnata, vedete, vi ho detto 8-9 mesi, le strisce sono rimaste. A volte in Italia le strisce pedonali neanche le rifanno, ma va bene. Poi qua abbiamo la parte blu in cui puoi tranquillamente saltellare, davvero divertente saltellare qua, e i bambini si divertono, me incluso. Qua invece abbiamo la parte di ping pong e il pallacanestro, quindi molto carino. Proseguiamo adesso su questo sentiero, qui vedete anche la vegetazione, diciamo le piante, molto carine. Poi qua abbiamo un altro cestino della spazzatura, vedete, questo è più svuotato rispetto agli altri. Panchine comunque di qualità, guardate il legno, che è di qualità, cioè guardate che roba sta panchina qua. Il legno di qualità, non panchina marcia, legno veramente ottimo, si vede che è nuovo. Davanti abbiamo questa struttura, vedete, qui i bimbi diciamo giocano qua nella sabbia, e veramente fatta bene, questa ragazzi è assemblata, me lo dite voi nei commenti se, cioè, come è fatta sta roba, molto bene. Guardate qua sotto, qua sotto abbiamo anche dei barili, non so cosa servono, comunque davvero struttura fatta molto bene con la sabbia. Abbiamo anche un barile cui i bambini quasi arrampicano, cioè guardate che bello com'è, faccio vedere il livello di dettaglio, cioè guardate che roba. E qui vi ho detto che 8 mesi, quindi è stato all'acqua, alla neve. Qua abbiamo questo scrigno, ma ve lo faccio vedere dal lato di là. Qui abbiamo uno scivolo, guardate che bello, cioè tenuto veramente benissimo ragazzi. E qui invece abbiamo l'arrampicata, guardate che bella, cioè qui i bimbi possono fare arrampicata, vedete? Ora siamo a Berlino,
e c'è stato lo zampino del graffitaro. Cioè il graffitaro a Berlino ha colpito ancora, come vedete. Purtroppo Berlino, i graffiti sono all'ordine del giorno. Però avete visto che roba qua? Cioè abbiamo anche l'arrampicata per i bambini. Finiamo il parchetto. Adesso vi faccio vedere la parte finale e poi facciamo un giro interno. Vi faccio vedere una roba che secondo me è fuori di testa, quindi state con me. Proseguiamo qua con la parte finale, in cui abbiamo un altro ping pong. Quindi abbiamo due tavole da ping pong. In Germania adorano il ping pong. Abbiamo ancora un posto per le biciclette, un cestino, e qua diciamo la parte un po' più per grandi, quindi qua fai le trazioni eccetera eccetera. E adesso vi faccio vedere un po' il parchetto visto da qua. Guardate, qui tutto recintato, guardate che roba. Qui dove sto camminando ci ho visto fare compleanni, diciamo la gente porta diciamo un tavolo e festeggiano con i bimbi, tutto pulendo, ok? Tutto pulendo dopo, non ho mai visto schifo. E adesso vi faccio vedere, mi dite voi se vedete una cartaccia, un mozzicone di sigaretta, quello che volete, vediamo un po'. Cioè non c'è una cartaccia, cioè non c'è nulla qua. Vi ho detto, a volte ci vengono a fare, ci sono delle foglie, ma non c'è niente, non ci sono cartacce, non c'è nulla. Qua abbiamo tutto il percorso con le rocce, vedete? Qua abbiamo un'altalena usatissima, vedete? Molto usata. E adesso facciamo il giro di qua e guardate che ci abbiamo un'amaca che devo dire è molto bella, guardate che qualità. E poi questo scrigno purtroppo graffitato, ve l'ho fatto vedere prima da dietro, ma guardate che bello, che livello di dettaglio. Cioè guardate che bello lo scrigno. Quindi tu vieni qua, ti rilassi al parchetto, lasci giocare il figlio e magari ti metti qua sulla maca sotto l'albero al fresco d'estate in Germania. Qui a Berlino si sta molto bene e ti rilassi. Top. E ora vi faccio vedere l'ultima cosa e poi concludo il video. Questo qua, ragazzi, qui non siamo a Gardaland, cioè guardate che roba, cioè guardate questo qua, guardate che spettacolo, amici. Abbiamo il coccodrillone con questi in acciaio, guardate che qualità, cioè una roba pazzesca. Va bene ragazzi, concludo il video dicendovi che questo parchetto aperto 8 mesi fa, vi posso garantire, io ve l'ho fatto vedere dalle immagini, è rimasto lo stesso livello di qualità di quando era aperto. Sì, un po' il legno diciamo si è scurito, ma è pulito, è tenuto benissimo e vi assicuro che qua di gente ce ne gira tantissima, cioè è veramente sempre pieno. Devo dire elogio alla Germania, perché questo parchetto, nonostante abbiano speso secondo me tantissimo, perché hanno speso 500.000 di euro, prima questo parchetto non ci veniva nessuno e invece ora l'hanno recintato, ci hanno messo i servizi, ci hanno messo i cestini, posto per le bici, ping pong. Quindi quando le cose le fanno per bene, poi anche il cittadino ne usufruisce. Questo è molto bello, non che fanno una cosa e la lasciano lì, la fanno tanto per far propaganda, no, qui hanno fatto un lavoro esemplare, bellissimo. Quindi sono felice di avervelo documentato. Poi voi mi direte, ma è un parchetto, non ha niente di che.
e io vi dico: ci avete questa roba nel parchetto vicino a casa vostra? Ci avete il coccodrillo? Cioè, qua ragazzi, io non so voi, di parchetti l'ho visto in vita mia, una roba così non l'ho mai vista. La Germania colpisce ancora. Ci vediamo.